Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Blasphemous 2. Nell'ultimo video abbiamo continuato un po' il nostro backtracking. Ho fatto un po' qui tempi elevati, come potete vedere. Dovrei aver preso tutto tranne sto pezzo che lo vedremo poi. Oggi vorrei proseguire appunto la Due Lune, andiamo avanti un po' con la trama. Prima di far questo però, visto che siamo qua, cioè ho degli oggettini da consegnare. Vedete? Se vi diceva possiamo aspettare, questo lo consegniamo, il bacio fervente, questi due li consegniamo e così via. Prima di cominciare, come al solito, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei contenuti. Partiamo. Diamo le memorie dei Trifon, così sblocchiamo una nuova scultura per la nostra pala d'altare. I have carved a new figure for your old. Vediamo cosa fa perché non mi ricordo. Aumenta i danni inflitti quando il livello della vita è basso. Però la lasciamo così la build. Allora, quindi al volo andiamo qui, che almeno aumentiamo sia i nodi del rosario al massimo, perché è l'ultimo, e poi il fervore. Do you have rose now? Let my hands not in you. Salto perché tanto sono sempre le solite cose che dice. Your rosary is now complete, penitent one. Penitent When you feel sorrow and the sky bears no stars, press your rosary, it will bring you comfort. one. Ma mi dice qualcos'altro? When you feel sorrow and the sky No, bears a no stars, press your rosary, it will bring you comfort. questo punto. Prima che mi dimentico, sistemiamo subito appunto il rosario. Mettiamo questo. Dovrei fare una prova per vedere se è cumulativo il discorso che dicevo l'altra volta, no? Ovulo di Proximo che aumenta significativamente le lacrime di redenzione, più questo che aumenta leggermente le lacrime di redenzione. Devo provare a uccidere un nemico di un tipo, vedere quante lacrime di redenzione mi dà, e poi ucciderlo appunto equipaggiando questo per vedere se aumentano. Aumentiamo il nostro fervore e poi si prosegue, raga. Feel your fervor exude from every fissure of your armor and rejoice. Fail, dear father. Mine own penitent one. Bestow upon me your. Non è ancora al massimo il fervore. Qua si sblocca poi. Quindi senza indugi. Tra l'altro questo vi ho fatto presente che è un pezzo piuttosto tosto, eh. Qui alle due lune. Merda. Boom. Ah, non me li ricordavo quelli. Bam. Stronzo. Cazzo. Mi ero dimenticato questo particolare. E quelli lanciano anche l'onda. Che schivate che ho fatto lì. Questi qua rilasciano l'onda, vedete, un'onda d'urto. Che va appunto schivata al momento giusto. Bastardo.
Fatto bene a curarmi. Cazzo, questo è un problema. Veredicto qua veramente è una bomba. Per sfoltire i nemici è il top. Questo potrebbe essere una rogna. Oh, bene. E ora... Bam. Ah, l'ha parato, cazzo. Ottimo. Vedete? Qui ci sarà uno specchio dove dovremo prostrarci per la missione secondaria di cui vi ho parlato, legata a... qual era? Questa, forse, Lettera Maledetta. Che dice appunto... Per questo devi cercare lo specchio più grande, postarti davanti al tuo riflesso, guardarti negli occhi e chiedere perdono. E qui intuibile, dopo no. Dopo iniziano ad esserci delle letture dove non è chiaro cosa bisogna farsi. Infatti c'è la guida dedicata che trovate su YouTube per fare sta cazzo di missione secondaria. Non so se riusciamo a vedere il boss, ragazzi. Sono un coglione. Sto giocando di merda, scusate. Ci 2 ore ci mette a lanciare quel cazzo di incantesimo, figa. Sì, lanciano ancora un po' più lontano, merda. Ci ha messo un botto a lanciarlo. Affanculo. Ma che cazzo, dai. Questo pezzo è piuttosto fastidioso. Più che altro ci sono tanti nemici. Ecco. Ok. Stavolta muori. Ah, questo è una rogna questa. Gliela posso rompere l'arma, bene? Vedete, posso rompergli l'arma, non ci avevo mai fatto caso. Sì, però ci avete rotto anche un po' i coglioncelli, se posso dire. Tu sparisci. Pure quello. Quello là in alto a rompermi i coglioni, come se non bastassero questi. Adesso mi colpisce perché ci me... Ah, no. Ok, facciamo fuori questo. Qua il fuoco è efficace su questi. Questo qua mi sa che per schivarlo, allora sì, conviene saltare alle spalle. Per schivarlo bisogna schivare attraverso, vediamo. Il problema è che... Sì, è meglio saltare a girare. Ancora? Boom. Ho detto, qua ci sono tanti nemici. Ok. Prendilo nel deretano, se ti piace, presumo di sì. Oh. Oh. Ma quanti... Ma quanti sono? No, 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 no. No, no, qua... Non me ne ricordavo così tanti. Cioè, sì, ma non così tanti. Da una parte ci sta, alla fine... Piano piano ci addentriamo alla fine del gioco e quindi... Qui c'è un po', diciamo, un upgrade della difficoltà. Che è data più che altro dal numero di nemici, perché alla fine... La difficoltà è ottima. Ho già detto quanto la difficoltà del titolo sia perfettamente bilanciata. A differenza di altri. Però devi morire. Era ora. Tra l'altro ho bevuto un botto di boccette biliari.
Problema è che adesso se mi siedo all'inginocchiatoio, cioè tornano seriamente da qua su, dovevo andare a vedere. Che noia, ma incastrato. No vabbè, ma che cazzata, dai, ma che puttanata. A me ste puttanate però mi danno stanco al cervello, eh. Mi sono incastrato a caso nel nulla, nel nulla. Nel nemico, sì, ok. Sopra va bene, però. Infatti, andiamo di qua prima un attimino. Bene. Ma come cazzo? Vabbè. Questi qua devono morire male, veramente, morire male. A parte che non c'è un modo per morire bene, ma comunque devono morire male. Ottimo. Ok, qua c'è un segretino. Bene. Dove vado, mo? Ho poca vita. Qua la situazione potrebbe diventare veramente sgradevole. E però, dai. Sto facendo una cazzata perché così rischio di morire, ok. Non costava nulla. Merda, andare lì. Oh! Andare all'inginocchiatoio, effettivamente. Cosa? Ok. Cazzo, non lo sapevo. Vedete, dobbiamo rifarlo perché dobbiamo piombare da là. Dobbiamo rifarlo un attimino. Vabbè che non è un problema. Ci vuole un attimo. Lacrime di peltro. Adesso questo dovrebbe essere un... Infatti... Aumenta significativamente la resistenza a tutti i danni fisici. In questo caso posso togliere appunto questo e mettere questo. Ah, devo provare il discorso delle lacrime di redenzione qua. Se si cumulano. Adesso facciamo un tentativo. Ah, raga, qua io devo andare in ginocchiatoio perché... Ecco, questo ci porta, come potete vedere, da un'altra parte. No. Qua sto rischiando veramente grosso andare in giro così. No, dai raga, andiamo all'inginocchiatoio, tanto qua vicino. Allora, a livello di design questo dungeon è veramente figo, secondo me. È un po' una rottura per i nemici, vabbè. Sì, andiamo in ginocchiatoio, non me la sento di rischiare. Così ci facciamo anche la prova lì delle lacrime. Porco! No, veramente, io... Boh. Sono abbastanza allibito da quello che sta succedendo. Che voglia di sparare una bella bestemmia forte. Ma non posso. Ok. Si riva. Allora, facciamo una prova. Vediamo, uccidiamo uno di quei nemici lì e vediamo quante lacrime mi dà. 188.
posso uccidere l'altro, è vero. Mettiamo questo e vediamo quanto aumenta e se aumenta. ...202... Quindi devo dire non male, su un grosso quantitativo di lacrime di redenzione. Quindi non è male, ecco. Quindi si accumulano anche gli altri, ad esempio quello della difesa fisica. No, me ne vado. Me ne vado proprio. Me ne vado via. Arrivederci, ci vediamo magari un altro giorno quando avrò voglia di combattere con voi. Ora andiamo avanti, sennò comunque temo che in questo video non riusciamo ancora a vedere la boss fight, ragazzi, con il boss dell'area. Ma che cazzata, quando mamma, quelle cose mi fanno un col rientro dell'arma mi ha preso. Qua sono coglione io, siamo d'accordo. Combo? Ma perché mi si incastra il personaggio? Questa cosa veramente mi dà una rabbia. Il personaggio che si incastra nel corpo del nemico mi fa venire i santi, mi fa venire. Mi fa pensare a quanto amo i santi. Vabbè, che lo so che è voluta la cosa, i nemici grossi sostanzialmente non potete passarci attraverso, però a volte si incastra in maniere veramente allucinanti. Qua occhio, salto, scatto e salto. Bene, prendiamo questo. Sfera baciata dalla tempesta. Aumenta significativamente la resistenza ai danni del fulmine. Qua era un bel casino. Qua era un bel casino perché non mi ricordo come si fa a rompere quello. Sì, bisogna cadere sulla piattaforma, ma forse bisogna invertire. Non si può fare adesso. Ma porca puttana, ho sbagliato il tasto. Quanto sono coglione. Non si può, perché la piattaforma va posizionata lì di modo poi da distruggere quello. Qua non si riesce da sto lato. Ok, mi auguro che sia un punto martirio. No, lacrime di redenzione, vabbè, non ci sputiamo sopra, anzi. Qua se non sbaglio usciva qualcosa di sgradevole. Infatti oserei dire molto sgradevole. Cazzo fa, beve e poi? Ah, ha recuperato la vita. Ho toppato. Questo non l'avevo visto, raga, perdonatemi. Questo pezzo qua, dire che è odioso e voler minimizzare. Poi da davanti non posso attaccarli bene perché si coprono. Cioè si riesce, però dai, colpisci. No, io volevo che mi face. Riesco a schivare dietro. Muori male. Ancora è vivo? Cosa? Ma state, mi state prendendo per il culo? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che mi stiano prendendo per il culo. No, oggi non si beve. Mi devo curare. Questi li devo far fuori.
Io devo andare di là e... Madonna, quel nemico lì, ragazzi, guardate, è fortissimo. Vieni qua, barbone. Basta, non ci voleva. Dai. Qua vi voglio. Ok, perché non devo cadere. Cosa facile. Ma scusate, ma qua? Quindi quello si prende posto dopo. Questi qua se mi beccano fanno un danno... Fanno un danno abbastanza criminale. Non questi, ma gli altri. Questi qua. Quindi cercate di non farvi colpire. Tra l'altro guardate che hanno dentro una di quelle che sembra... Sembra una di quelle che viene lì con la boccetta che si curano, vedete? Ah no, no, assomigliava. No, qua si arriva poi. Mettiamoci un forziere perché... Ah, mi sono pure dimenticato di mettere il forziere di là. Vabbè, poi vediamo. Là ce ne sono due, guardate, uno... Uno qua che adesso lo facciamo fuori. E un altro l'ha appeso in alto, convinto che io non lo vedo, ma l'Andre vede tutto. Brutto stronzo patentato. Mi dimentico che salmente centella con sti nemici non va affatto bene. Salve. Avido, dovevo parare. Ok. Ok, e qua andiamo da un'altra parte. Allora, andiamo prima giù. No, scherzavo. Qua ci dobbiamo venire poi. Per forza di qua. Bene. Salve. Cileccata clamorosa da parte dell'Andre. Raffica di spadate. Allora, prima sotto, prima sopra. Proviamo qua. Bevi, bevi, come no. Forse mi conveniva andare prima sopra. Ecco qua. Perdonatemi. Dove siamo? No, qua siamo da un'altra parte e... Guardate quel barbone. Ok. Bene, 29 ragazzi. 4 ne mancano. Allora, torniamo sui nostri passi. No, perché ho messo il tesoro? Andiamo sopra. Sgradevole questo. Lo sapevo. Vabbè, meglio quello là è caduto, meglio per me. Quello si può anche saltare, ma è meglio schivarlo. Questo... Questo adesso lo eliminiamo perché altrimenti... Ora, pensiamo a questo sotto. Bam. Boom e boom. Ok. Inginocchiatoio. Ottimo, direi. Serviva. Ma, scusate. No, lì sotto si apre da qualche parte. Il boss è qua vicino, se non ricordo male. Ma volendo potrei anche farlo. Ah no, devo prima aprire questa, vero? Che si apre con qualcosa, non di certo così.
Allora, vediamo un secondo. Ecco, ragazzi. Questa stanza, io penso che sia legata a qualche DLC. Perché è troppo strana. E non è la stanza quella della missione di cui abbiamo parlato all'inizio del video, è un'altra cosa. Il fatto che ci siano questi tre specchi, il fatto che si possano distruggere, mi dà da pensare. E non capisco, fatemi sapere eventualmente voi se avete scoperto il segreto di questa stanza o se magari è legata a qualche DLC. Secondo me si andrà dentro quello specchio lì. Ho questo presentimento qui. No, bueno questo. E non mi ricordo se c'è. Ok, meno male che l'ho fatto. Altrimenti avrei dovuto rifare il giro un'altra volta. Bene. Cioè, oh cazzo, bene si fa per dire. Bene, 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 nulla bene. Anzi, molto male. Molto male. Questa situazione è molto sgradevole. Come cazzo mi ha colpito? Questo è una rottura di coglioni. Sì, vabbè, raga. Però, cioè, va bene mettere i nemici, ma sono un coglione, me lo sono meritato, non avrei dovuto mettere Veredicto. Bastardo, quanti ne ha fatti? Vediamo una roba. Posso pararlo, vedete, ma non conviene perché non mi fa il contrattacco. Quindi questi vanno schivati per forza. Ok, qua sblocchiamo la roba lì che abbiamo visto prima. Quella roba lì scioglie i nemici, veramente. Ma più che altro. Ma vaffanculo. Vorrei capire se lì in alto. Mi hai rotto i coglioni. C'era un muro illusorio. No. Perché qui non ero andato? Vabbè, visto che siamo qua, andiamo di qua. Cioè, guardate la mappa, è incredibile. Vabbè, solitamente le mappe di Metroidvania per chi li gioca sa benissimo quanto siano grandi. Allora, vediamo di andare avanti. Gira, 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 scegli Roto Wash. Questa è per pochi ragazzi, è per i vecchietti, eh. No, non mi deve prendere. Sì, non è difficile schivarla, ma se mi prende, ripeto. Ecco. Ora mi ha fatto pochi danni perché ho quello che mi aumenta tanto i danni fisici, vedete. Aumenta significativamente la resistenza a tutti i danni fisici. Ma una volta non avevo quello, ma ho quasi shottato. Bene, ci mancava uno di questi qua. Ma che cazzo? No, comunque ci mette troppo, bere, ci mette troppo a lanciare gli incantesimi.
Poi tra l'altro nel primo, se non sbaglio, c'era qualcosa che vi aumenta. Ah no! Forse c'è qualcosa che aumenta la velocità di bevuta della boccetta biliare. Ora che bevete avete preso 10 spallate nei denti. Meno male che non si è sdoppiato. Ok, qua dobbiamo creare la pedana per poi usare, mi sa, il tuffo. Devo fare veloce. Facciamo così, va. Servito centella, infatti immaginavo. Dai! No. Non faccio il tempo. Potevo andare anche di là, tra l'altro. Andiamo prima qua, va. Ecco ragazzi, ecco la stanza, quella dove c'era lo specchio, qui. E quindi, dobbiamo fare così se non erro. Guarda, guardate, busta chiusa, che vi permette appunto di andare avanti nella missione. E cercando un angolo tranquillo in cui riflettere sui miei peccati, mi imbattei in un luogo apparentemente abbandonato, antico e sacro. Un precipizio si stendeva davanti a me. Mi fermai nei pressi della fossa fino a quando una brezza improvvisa proveniente da quel vuoto scuro mi fece trasalire. Quella folata di vento sollevò dei delicati petali viola che preannunciavano un urlo agghiacciante, un lamento orribile che mi congelò la pelle e mi paralizzò. Quale anima torturata poteva gridare in quel modo? Cioè, vedete, è confusionario, è vago, e va bene, è un segreto, ma tu mi devi dare il modo di capire dove minchia devo andare. Qua dice, e cercando un angolo tranquillo in cui riflettere sui miei peccati, mi imbattei in un luogo apparentemente abbandonato, antico e sacro. Un precipizio si estendeva davanti a me. Sto cazzo di gioco è pieno di precipizi. Cioè, infatti ho dovuto vedere una guida. Se non sbaglio dovrebbe essere... qui, no, perdonatemi, qua in questa zona, il precipizio che c'è qua. Però ripeto, il gioco è pieno di precipizi, quindi... ora, dobbiamo fare questo discorso qua. No, no. Ecco, vabbè, andiamo avanti, anche se volevo fare prima quel pezzo. E da qua forse si è aperta quella porta là in basso a sinistra, infatti, vedete? Ora possiamo andare a fare il boss. Ed è il boss, di cui vi ho parlato, dove con le schivate attraverso non schiva. E non lo... cazzo, mi ho portato da un'altra parte. Ah no, siamo qua, siamo qua. Ok, quindi di là si può proseguire. Facciamo prima qua. Facciamo le tre giusto per...
per non farci imbarcare niente. Non mi si aggrappa. Dai. Ok. Qui c'è l'inginocchiatoio perché appunto il boss... No, il boss non è di là. Vabbè. Sfruttiamolo visto che abbiamo poche boccette biliari. Usiamo le armi forti, va, se no... Ok. Semi di cera, benissimo. Qua eravamo già stati, sì, dove c'era quello che trottolava lì, che gli piace fare le trottole. Di qua però no. No, no. Ok, qua la shortcut. Forse riesco a farvi vedere anche il boss, ragazzi. Almeno magari lo uso anche come immagine di copertina. Il problema è che non ho dei... non ho ancora sbloccato Debla delle Luci. E io con questo boss avevo usato Debla delle Luci per batterlo. Cioè, è molto utile perché è fortissimo come colpo. Vabbè, proviamo così e vediamo come va. Ah, che palle. Quello schippiamolo. Bene. Un altro marchio del martirio dovremmo... dovremmo essere messi bene adesso quanto marchi del martirio, sapete? Dovremmo essere messi bene, dopo controlliamo. Quanti ne abbiamo? Fatemi vedere. 12. Bene. Ma per prendere quello come cazzo faccio? Scusate. Cioè devo saltare. Questo non era previsto. Tanto posso utilizzare la scala? Sì, oh cazzo. Qua si con lo scatto dite, sì, per forza. Bene, e siamo a 30. Siamo a 30, ragazzi. Ottimo, davvero ottimo, ne mancano solo 3. Io a sto punto mi recherei al dal boss. Però qua ho visto che... ah no, è da qua che poi si va sopra. Quindi qua possiamo togliere il forziere. Via. Skippiamo tanto qua. Ora però mi devo ricordare anche la strada. Qua è abbastanza incasinato il... andare in giro qua, eh. No, mi sa che era di qua. Skippiamo tutto con grande nonchalance, incuranti dei pericoli e della morte. Dovevo mettere un segnalino, vedete che sono stato un pirla. Ma no, qua sono all'inizio. Cazzo, qua sopra non eravamo andati, vabbè. E tanto non si può proseguire, vedete, c'era attivare quello. Sono tornato all'inizio. No, stavolta no. Ancora è vivo. Uno sputo di... che fastidio, che fastidio.
Visto che vado di qua, poi controllo una roba. Qua c'è questo qua, la prende, ci metto il forziere, non mi ricordo come si fa, anche perché sapevo, anche perché questo mi serve qua. Il problema è che io qua in alto come cazzo ci vado senza quello? O mi è sfuggito. No, non è... Forse... No, ma non era così. Perché no, non... No. A meno che... No. Lì bisogna arrivare con la stanza invertita, se non ricordo male. Il problema è che non mi ricordo come si fa. È bello sto posto, però è dannatamente un casino. Non mi ricordo la strada per arrivare al boss, porca puttana. Tu adesso muori perché... Perché sì. Piuttosto ci crepo, non mi interessa un cazzo, ma devi morire. Piuttosto ci crepo, guarda. Sei morto e sto godendo che sei morto, merda. Dicevo, come cazzo si arriva al boss che non mi ricordo più la strada? Non eravamo andati di qua. Ecco, io odio un po' sti posti così, diciamo, confusionari, no? È qua forse. Qui mi sa che è. No, devo andare sopra. Ah no, giusto di qua. Ok, qui c'è questo. Ora ci andiamo a fare la boss fight, ragazzi. Per quanto riguarda la build, questo boss non fa attacchi fisici. È abbastanza inutile mantenere quello che mi aumenta di molto, mi riduce i danni fisici. Mi pare che fa attacchi elementali o da fulmine. Vabbè, nel dubbio mettiamo il fulmine. Qua ci metto quello che mi aumenta la resistenza a tutti i danni elementali, almeno per lo trovo, cioè. O danni mistici fa. Non mi ricordo cosa, che tipo di danno fa. Proviamo questo. E che Dio me la mandi buona. E ma con questo non so se riesco a colpirla, a dire il vero. Perché vediamo come va così. Anche perché se non sbaglio bisogna colpirla in un punto specifico, non ricordo con esattezza. E ripeto, io qua questa boss fight l'affrontai quando avevo debla delle luci. Guardate. Non mi ricordo come si chiama, vi ricordate il personaggio che ci chiedeva di combattere con noi? Vedete che è morto. Chissà se l'avessimo fatto combattere con noi sempre, faceva sempre questa fine. Ah, cavolo ragazzi, prima. Vediamo di sviluppare qua, abbiamo 12 punti.
Quando si utilizza con veredetto attivato, migliora gli attacchi caricati. Questo è ottimo, riduce il consumo di fervore da parte di Veredicto e ne aumenta i danni elementali. Salvamento centrale qui non le uso, a parte che non le uso quasi mai. Figo questo. Genera un'ondata di danni mistici potenziati quando si esegue peso del peccato ad una grande altezza. Ok, aggiungi un'onda d'urto a Mannaia Cremisi, che è questa. Ok, ragazzi. Vediamo. Sona, fermosa fembra. Qua ci dobbiamo proteggere, mi sembra sotto qui, vedete? Altrimenti vi colpisce con il raggio. Ecco perché non riesco a colpirla con l'altra magia. Non riesco a colpirla con quello del fuoco perché vola. Ecco, qua è un problema. Dovete schivare attraverso. Non ho schivato, scusate. Qua mantenete le distanze per questo colpo. Ah. Merda. Quei cosi lì, se non sbaglio, non si possono schivare. Ed è una bella rottura di coglioni, cioè perché ne fa tanti comunque. È un bel boss, però, vedete, se mi chiude qua è un casino. Bella, molto bella la musica. Qua mi sa che ne fa altri. Ah no, è dopo allora. Merda. Qua non ho neanche tempo per colpirla. Ecco, questi non mi ricordo, vedete? Questi non si può schivare attraverso, il che è una minchiata atomica. Fatemi bere. Dopo ci proviamo, ma non mi sembra si possa farlo. Vedete? Cioè, è una puttanata quella, perché ne fa davvero tanti di quelli. Qua, secondo me, è un po' uno sbaglio. Cioè, ne faceste pochi. Ok, va bene che la boss fight è pensata per schivare in questa maniera come sto facendo, però. Siamo a buon punto, ragazzi, se magari la colpisco. No, 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 no. Ma come ha fatto a prendermi? Dai, stava andando bene. Devo iniziare a bestemmiare. Ditemelo se devo iniziare a bestemmiare, cazzo. Tutto perché? Perché queste merde non si possono schivare. A parte che lì mi ha colpito un altro colpo, ok? Cioè, non posso usare frame invincibilità. No, ho sbagliato. Ci siamo quasi. Ah, che noia. Ho bevuto tutte le fiale. Vedete perché è una rottura di coglioni?
Merda. Questo pezzo mi dà sempre l'ansia. E muori, primo try, vaffanculo. Allora, non è una brutta boss fight. Adesso non ho provato perché ve la stavo anche spiegando. Il punto è che è assurdo, e me l'ha fatto solo una volta quel colpo là delle sfere, quando si sposta sul lato, e non vi fa i fasci elettrici ma vi fa le sfere di energia. È assurdo che io non possa schivarle, e per schivarle debba usare solo lo spostamento, il salto e così via. È assurdo che io non possa passare attraverso, secondo me. Anche perché, ripeto, non sono poche da evitare. Vabbè, poteva andare meglio la boss fight, avevo tutte le fiale, ma comunque ce la siamo portata a casa. Con Debla delle Luci avrei fatto decisamente molto meno fatica, perché gli avremmo fatto molto più danni in molto meno tempo. Anon, this glass sarcophagus shall open. Ragazzi, tra l'altro ci avviciniamo verso il finale, poi ovviamente ci sarà tutto il backtracking. Ecco, in merito, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Io preferirei prima fare tutto il backtracking che manca e poi andare a fare il gran finale, nel caso, proprio il boss finale, tutto, che io adoro la follia. O per meglio dire, il boss prima del boss finale. The relic of mine own uncorrupted tongue and its secrets shall soon be yours. Then this shadow can give thee no more. I go soon to that lodging between light and nowhere. This shall be our farewell. L'ultima colomba. Dove, who borrows thine color from the raven. Siamo giusti giusti, ragazzi, nel senso che sono riuscito a battere il boss e siamo agli sgoccioli, ormai manca poco alla fine del video, 5-6 minuti. Io mi chiedo se si poteva salvare quell'NPC lì. Ferite cesellate. Emette un suono spettrale quando si trova in prossimità di angoli occulti. Ecco, penso che intenda luoghi segreti. Quasi quasi ce lo metto, ragazzi. Allora, rimettiamo quello della resistenza ai danni fisici. Qual era quello che... Perché non me li ha messi in ordine? Cioè, vedete qui, aumenta significativamente la resistenza a tutti i danni fisici. Ok? Cioè, potevano mettermeli in ordine. Sono così sfalsati, non è che mi fa impazzire. Per comodità, intendo, potevano metterli ordinati, no? No, ho sbagliato, vabbè. Cos'è che ho detto? Mettiamo questo qua, ferite cesellate. The resting time between the thundering beats of the descending heart shorten irrepressibly, thus heralding the imminent birth of the new child. Hasten your steps to meet it, penitent one. Ma la mano che la sorregge è molto simile, ci ho fatto caso ora, alla mano quella che ci aumenta il nostro fervore. Anche se penso che siano due cose diverse. The resting time between the thundering beats of the descending heart. Hasten your steps. Ah, ok, qua appunto. Vedete? E però, raga, c'era da prendere quell'oggetto là che non ho preso. È che adesso non so se ho tempo per prenderlo e per capire come prenderlo, soprattutto. Di là si va verso il finale, vedete? E per arrivare qua, se non sbaglio, dobbiamo passare qua, dalla cappella delle 5 colombe. Però il prossimo video, come già ho detto prima, vorrei dedicarlo bene al backtracking, perché guardate che c'è tanto da fare. Oddio, tanto sì, però un po' di roba l'abbiamo fatta, dobbiamo fare qua. Labirinto delle maree.
Bisogna portare insieme di cera al tizio. Qua non eravamo andati. Vediamo se... Però è inutile farlo adesso, perché... Anche perché sono un pirla, scusate, ma... Ah, dovrei girare la roba, è vero. Perché qua dovrei andare qua... È un casino, lo facciamo la prossima volta, raga, dai. Che fastidio. Sapevo. Quindi programma per il prossimo video. Backtracking, come ho già detto. Proverò a tornare qua. Non capisco, però non vorrei tornare qua e perderci tempo. Che pirla, ho il teletrasporto tra gli inginocchiatoi. Potrei teletrasportarmi qua. Effettivamente andare di qua qua e vedere di capire un attimo quello come si prende, non mi ricordo proprio come si distrugge l'arbusto che c'è là. Vabbè, dai, comunque lo vediamo nel prossimo video. E poi appunto backtracking, ragazzi, l'ho usato mille volte, lo so. Andiamo qua e vediamo, poi controlliamo dove ho piazzato i tesori, appunto. Qua devo andare, che c'è un tesorino. Dai, io direi che mi posso fermare. Questa vi devo leggere, chiave specchiata. Chiave saccheggiata dei resti di Svsona, tormentata dalle due lune. Apre l'ultima delle gabbie della cappella delle cinque colombe. No, ragazzi, è un parto. Cioè, è lunghissimo, eventualmente ve lo leggo nel prossimo video, ok? Lo leggiamo nel prossimo video, dai. Bene. Spero che questo video di Blasphemous 2 vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.